Allora, amiche, buongiorno. Oggi vi voglio proporre una ricetta molto molto semplice. Allora, io vi ho fatto vedere già gli spaghetti, aglio, olio e acciughe, alici salate, e vi avevo detto che ci sono anche altre versioni dello spaghetti aglio olio come lo facciamo noi. Allora, in questa versione ho messo circa tre. Vi sto facendo sempre aglio, olio, peperoncino forte spruzzati con pomodorino ciliegino. Ho preso 6 pomodorini ciliegino, li ho spaccati in 4 parti, li ho tagliati. Nel frattempo facevo rosolare, vedete, il peperoncino forte con uno spicchio d'aglio. Una volta rosolato l'aglio, diciamo, ho unito il pomodorino ciliegino e adesso vado a mettere il sale. Nel frattempo ho messo anche la pentola per l'acqua, perché questa è una ricetta veramente da situazioni in cui si va di fretta, in cui praticamente bisogna scappare, quindi mangiare al volo una forchettata di spaghetti e via. Ok, comunque io li chiamo aglio e olio spruzzati col pomodorino, cioè che sono leggermente rosì, però sempre aglio e olio sono. Quindi noi, come tradizione dalle mie parti, non usiamo mettere nient'altro che una spolverata dopo di prezzemolo, a chi piace, nessun tipo di formaggio, perché con l'aglio, con il peperoncino forte, l'aglio, il formaggio fa un po' cazzotti. Come ricetta, c'è anche a chi piace naturalmente, però come ricetta non prevede il formaggio. Allora, nel frattempo io metto sull'acqua, che dovrà bollire, perché il tempo, la ricetta dura giusto il tempo che si cuociano i nostri pomodorini, e che praticamente che si cucini anche la pasta. Quindi questo vi sta ad indicare la velocità, la rapidità di questo tipo di ricetta. Ecco, un attimo, io prendo il mio solito tappo termico, lo chiamo io, che oramai penso avete imparato. Chi mi segue lo conosce bene, ma meno male che esiste, perché altrimenti avrei dovuto comprare la pentola a pressione. Va bene, ci vediamo tra qualche minuto. Allora, il sughetto, come lo volevamo noi, è pronto praticamente, vedete? Sempre con un fondo, cioè predomina l'olio, si vede, quindi diciamocela tutta, proprio dietetico questo piatto non è, però se mangiamo solo questo, senza mangiare, toccare altro, pane, massimo un'insalatina, soltanto con limone e sale, va bene, insomma, perché i spaghetti e l'olio sono abbastanza sostanziosi. Vabbè, quindi questo deve rimanere così. Poi, per quanto riguarda l'acqua che sta per bollire, cioè che sta bollendo, io vado a calare circa questa quantità di spaghettini, anche qualcosina in più va, perché siamo in due, e quindi piano piano si arrenderanno e scenderanno giù. La vado a salare, sale fino, allora nel frattempo che cuoce la pasta, insomma, volevo fare una puntualizzazione mia, dettata, insomma, dai vostri commenti, che mi fa molto piacere che voi fate. Dovete sempre continuare a fare commenti, perché io apprendo tante cose da voi soprattutto. Allora, il riso che io ho fatto con i piselli non voleva essere assolutamente una rivisitazione del risi e bisi che si fa in Veneto. Attenzione, mi fa piacere che vi ho ricordato questa, vi ho dato modo di ricordare a chi mi segue da su
questo tipo di ricetta, però non è proprio così, perché io ho fatto il riso, anche da noi si fa riso e piselli, però risi e bisi è tutta un'altra cosa. Io ho avuto modo nel passato di vedere le ricette di come si fa il riso e bisi, e anche adesso le guardo e non, cioè, in comune ci sono soltanto i piselli, però la procedura di come facciamo noi il riso e piselli è totalmente diverso. Prima di tutto noi, a prescindere se abbiamo o non abbiamo i piselli freschi, il riso e i piselli lo facciamo tutto l'anno perché è una cosa leggera che piace, che ci piace, che fa bene. Insomma, penso anche in Veneto, per l'amor del cielo, però la procedura è tutta diversa. Per esempio, il brodo vegetale fatto con come si dice, le bucce del pisello, che io non ho utilizzato perché a me erano piselli congelati. Poi si preferisce farlo quando ci sono i piselli freschi di stagione, risi e bisi. E quindi voglio dire, non. Diciamo, la mia versione è una lontana parente del riso e bisi, perché avete visto, io non ho fatto neanche un brodo vegetale con carote, sedano e cipolla, ho messo soltanto a riscaldare dell'acqua con sale e cipolla, perché le carote già le avevo messe nel soffritto che avevo fatto. Addirittura dalle parti mie fanno soffriggere il trito di sedano, chi ci mette il sedano, chi no, carote e cipolle in genere, o addirittura solo cipolle, fanno questo soffritto a piacere. C'è chi ci mette anche addirittura l'aglio, figuriamoci, chi la carota non la usa proprio. E per esempio le vecchiette dalle parti mie non usano fare il brodo da parte per cuocere il riso, soffriggono, mettono il riso e aggiungono acqua normalmente, acqua di rubinetto, acqua di non lo so, insomma, il fatto di creare brodi. Quando fanno il brodo vegetale, naturalmente fanno il brodo vegetale, ma è per un altro scopo, perché magari con quel brodo ci fanno la pastina, altre cose, insomma, fanno il brodo vegetale, tagliolini in brodo, fanno il brodo di carne, però per quanto riguarda queste lavorazioni un poco più così, i brodini a parte per la cottura del riso. Questa è una cosa più moderna, diciamo, che dalle mie parti. Se andiamo a casa di una vecchietta di 80-90 anni, penso, almeno mia nonna non lo faceva, però comunque cucinava benissimo, quello che mangiava, quello che cucinava era. Io non lo riesco a riprodurre neanche lontanamente, quindi voglio dire, loro avevano un tocco diverso qualunque cosa facessero, e in qualunque modo lo preparassero, avevano veramente una magica, un'alchimia particolare nell'uso delle mani e dei prodotti che utilizzavano. Quindi voglio dire, da noi addirittura il riso con i piselli si fa solamente soffriggendo per esempio la cipolla, per esempio la pancetta non la mettiamo, la mettiamo nella pasta e piselli sì, ma non mettiamo solo quello nella pasta e piselli, o mettiamo quello, o mettiamo le cotiche di prosciutto crudo, o mettiamo addirittura pezzi di salsiccia secca. E poi vi farò vedere quando farò la pasta e piselli. Comunque, vi stavo dicendo, fanno il risotto in modo semplicissimo, cioè fanno un soffritto a piacere, sedano, carote e cipolle, oppure solo cipolle, oppure solo carote e cipolle, come vogliono. Mettono l'acqua, fanno cuocere i piselli e aggiungono il riso, come si fa con tutti i pranzi mischiati. Per dire, io ho fatto una cosa, una via di mezzo tra quello che mi è stato insegnato e quello che ho appreso nel corso degli anni, guardando anche le ricettine che si fanno in TV e cose varie, però nulla a che vedere certamente con il risi e bisi, che non volevo minimamente rivisitare a modo mio, perché quello si fa in un modo, punto, basta, e tanto di cappello, deve essere buonissimo. Un giorno lo farò. Però poi lo pubblicherò quando sarò sicura di saperlo fare bene. Allora, abbiamo un po' di tempo per cuocere la pasta, circa 9 minuti, abbiamo fatto due chiacchiere, due puntualizzazioni semplicissime. Intanto io continuo con la ricetta.
E a questo punto, che cosa c'è rimasto da fare? C'è rimasto, non c'è rimasto nient'altro che aggiungere un po' dell'acqua della cottura al sughetto che precedentemente stavo facendo. Un po' di acqua della cottura, proprio perché adesso i pomodori hanno rilasciato tutta la loro acqua per cuocerli, quest'acqua è evaporata e quindi adesso per non aggiungere altro olio, altrimenti poi ci fa male il pancino, attenzione a troppo olio. Vabbè, vi faccio vedere alla fine quello che succederà. Allora, carissime amiche e amici, perché so che piace mangiare a tutte, maschi e femmine. Allora, questo è quanto, vedete? Ho aggiunto soltanto il prezzemolo, non adesso, prima di aggiungere la pasta. E questi sono i miei semplicissimi spaghetti aglio olio peperoncino spruzzati con pomodorino ciliegino. Che non sono, no, attenzione, la pasta che si fa d'estate con il pomodoro fresco, perché quella si fa con cipolla, più abbondante pomodorino e tanto basilico fresco. Quindi questa è altra cosa, questa è la variante rosé degli spaghetti aglio olio semplici. Allora, andiamo quindi semplicemente ad impiattare. Allora, amiche, questa è la mia ricettina, questo è il mio risultato finale. Questi sono i miei spaghetti aglio olio e peperoncino e pomodorino, spruzzatelli li chiamo io, con una spolveratina di prezzemolo. Se volete fate, io non lo farò perché, vi ripeto, sempre lo stesso discorso dietetico. Potete fare anche una spruzzatina di una no, una spruzzatina, un giro di olio crudo d'oliva sopra. E che dirvi? Questa è la mia ricetta di oggi. E buon appetito! Se questo piatto vi è piaciuto, like e iscrivetevi al mio canale. Io sono Elens XXX. Ciao.